Penso che oltre alla gioia di questa sera, una gioia condivisa con tutti, mi devi dire però l'emozione, quella fascia che Pionati sta toccando in questo momento, di alzare un trofeo europeo con la maglia della Roma. È tanta perché per tutto quello che ho vissuto, perché noi cresciamo con questo stemma che ci viene tramandato, no? E mi viene da pensare a mio papà, che è una delle persone più importanti sicuramente della mia vita e che è riuscito a trasmettermi, oltre insomma, a tutti i valori che lui ci tiene sempre, anche questo spettacolo addosso, questa romanità, questo romanismo, e quindi lo ringrazio perché magari non ho mai avuto modo di farlo e penso che oggi sia il giorno perfetto per dirgli grazie. Assolutamente, anche per dire grazie a questa romanità, a questo romanismo che abbiamo visto vissuto questa sera anche a Tirana. Una coppa strameritata, perché la stagione è stata lunga, è stata difficile, però quello che ha fatto vedere questa Roma è stato straordinario. Diciamo che anche quello che ho cercato di far capire, io cerco sempre di venire qui e dire le mie verità. È da un paio di mesi che dico che questa si stava trasformando in una squadra vera. Beh, questo è proprio quello che io provavo a spiegarvi, provavo a spiegarvi questa mia emozione, perché non è sempre semplice, quando arrivi verso fine campionato, dove hai tutto da giocarti, ma non hai niente in mano. E questa è una squadra vera, perché oltre a pensare oggi, sarò strano, ma oltre a pensare oggi, a vincere oggi, vince prima a Torino, fa una grande prestazione a Torino. E quindi dico che questo deve essere per noi il nostro punto di partenza, anche perché quello che abbiamo vissuto oggi penso che è piaciuto a noi e è piaciuto a tutti, quindi cerchiamo di riviverlo il prima possibile. Allora, io ovviamente non ti dico stasera perché i prossimi giorni ci sarà soltanto da festeggiare. Ieri in conferenza hai detto se vinceremo, poi questa è una squadra che ha una mentalità che ha costruito grazie anche a Mourinho, che penseremo subito a vincere magari un A altro. cagare, va. Quindi è da qua che si deve ripartire, non adesso, ovviamente non per festeggiare, ma nei prossimi giorni, ma dalla prossima stagione. No, l'ho detto anche prima, l'ho detto anche prima, vieni, vieni, deficiente. L'ho detto anche prima e dobbiamo ripartire soprattutto da questi ragazzi qui che ci danno tanto e che si impegnano sempre, stanno sempre sul pezzo, anche se tante volte magari possiamo essere un po' duri, un po' grandi per fargli capire delle cose perché sappiamo che sono importanti come in questo caso Nicola. Poi parlate a lui, chiedete a lui, Che ma stagione ha fatto questo ragazzo qua accanto a te? ha fatto una gran stagione, penso che lui abbia delle qualità impressionanti e non si deve assolutamente porre dei limiti perché può arrivare dove vuole. E questo è quello che gli dico sempre di sbagliare, gli dico sempre di provare, gli dico sempre A di volte un po' stare sul troppo però, eh. pezzo, stare sul pezzo, però mi sembra che cresce bene. Però oggi si leva una grande soddisfazione e sono orgoglioso di levarmela anch'io vicino a gente così.